Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sui poliedri oggi andremo a vedere il volume del parallelepipedo. Nella lezione precedente abbiamo introdotto il primo dei poliedri che studieremo quest'anno, ovvero appunto il parallelepipedo rettangolo. Ne abbiamo studiato insieme le caratteristiche, abbiamo visto come farne o come riconoscerne lo sviluppo piano. E infine abbiamo visto le formule per calcolarne le aree, ovvero l'area di base, l'area laterale e l'area totale. Abbiamo visto infine un esempio di problema diretto e un esempio di problema inverso. Oggi andremo a concludere il nostro studio del parallelepipedo rettangolo andando a studiarne il volume. Quindi, quali sono gli obiettivi della lezione di oggi? Ovviamente calcolare il volume di un parallelepipedo rettangolo data la sua area di base e la sua altezza e quindi risolvere il problema diretto, oppure calcolare l'area di base o l'altezza di un parallelepipedo rettangolo dato il suo volume, quindi di problemi inversi. Infine, chiaramente questa sarà la parte che affronteremo più nel dettaglio in classe, risolvere problemi complessi legati al volume di un parallelepipedo rettangolo. Ora, il parallelepipedo rettangolo insieme al cubo è chiaramente il poliedro, anzi il solido di cui è più facile dare la formula che ci permette di cavarne il volume, anzi è estremamente intuitiva, una formula che si conosce sin dalle elementari, però mi interessava oggi anche vedere un po' di capire come viene fuori questa formula. Tornando proprio alla definizione di volume, no? Abbiamo già visto insieme che il volume è la quantità di spazio occupata da un corpo. Più in generale, soprattutto quando andiamo a dare il volume nei sensi di una misura, si tratta di confrontare il nostro solido, in questo caso ecco il parallelepipedo rettangolo di cui sto indicando le tre dimensioni, lunghezza, larghezza, altezza, cioè A, B e C, ecco, confrontarlo con un altro solido riferimento, in questo caso un cubo che abbia lo spigolo lungo un centimetro, quindi abbia un volume di un centimetro cubico. Quindi trovare il volume in centimetri cubici di questo parallelepipedo significa alla fine vedere quante volte l'unità di misura, ovvero questo cubettino blu, è contenuta nel solido. Noi potremmo vedere questo problema come in pratica ricostruire il nostro parallelepipedo rettangolo a partire da tanti mattoncini uguali, mattoncini cubici di dimensione centimetro cubico, in modo da riempire completamente il nostro solido, no? Come tanti mattoncini del Lego. Cominciando per esempio a disporli lungo una delle dimensioni, la lunghezza ad esempio. Supponiamo che la nostra lunghezza sia, e qui chiaramente sto usando dei numeri interi per semplicità di ragionamento, supponiamo che la nostra lunghezza A sia 4 cm. Ovviamente di questi cubetti di un centimetro per un centimetro per un centimetro ne potrò mettere 4 perfettamente allineati. Se l'altra dimensione orizzontale, ovvero la larghezza B, misura 3 cm, significa che in tutto ne potrò mettere 3. Quindi, a riempire la base del nostro parallelepipedo rettangolo ne dovrò mettere 4 per 3, ovvero 12 cm quadrati, no? Dopo aver riempito il primo strato, allora dobbiamo cominciare a impilare i nostri mattoncini da un centimetro cubico per riempire completamente in altezza il nostro parallelepipedo. Ora, per semplicità, mi immagino un parallelepipedo abbastanza basso, no? Alto solo 2 cm. Quindi, oltre allo strato che avevamo di già, no? Che vi ricordo era fatto da 12 cubetti, ne aggiungo solo un altro. Quindi, al primo strato che era dato da 4 per 3 cubetti, ovvero 12 cubetti, ne aggiungo un altro, quindi raddoppio, e ottengo 24 cubetti, quindi l'area è 24 centimetri cubici, che chiaramente non è dato altro che dal prodotto delle tre dimensioni, ovvero A per B per C. Quindi finalmente possiamo enunciare la formula del volume del parallelepipedo rettangolo come volume uguale A per B per C. In una forma più generica, e vedremo adesso perché, possiamo riscrivere questa formula come area di base, ricordo l'area di base A per B,
Per altezze, in questi casi allora si preferisce indicare la dimensione C con la lettera H come altezza. Questo perché? Perché questa forma V uguale AB per H sarà la stessa che troveremo ad esempio del prisma, sarà la stessa che troveremo nel cilindro e sarà molto simile, con una piccola modifica, a quelle che troveremo nel caso della piramide e del cono. Ma veniamo ora ad alcune applicazioni. Cominciamo chiaramente con un problema diretto, quindi un problema in cui vi do le dimensioni parallelepipedo rettangolo e c'è da trovarne il volume. Leggiamo insieme il problema. Le dimensioni di un parallelepipedo rettangolo sono 2,5 cm, 3,7 cm e 15,1 cm. Calcola il volume del parallelepipedo. A questo punto abbiamo capito tutti come procedere, no? Si comincia con la figura, che non deve essere grandezza naturale, non deve essere in scala, deve rappresentare l'oggetto. Quindi un parallelepipedo qualsiasi, ho indicato le tre dimensioni per aiutarmi, scrivo i dati e questa è una domanda che mi viene fatta spesso, ma come facciamo a sapere qual è la lunghezza, qual è la larghezza, eccetera? Ora, dal punto di vista del volume, non cambia nulla, perché in pratica voi dovete pensare. Attribuire a questi tre numeri il significato di lunghezza, larghezza, altezza significa semplicemente prendere questo parallelepipedo e disporlo diversamente, sdraiarlo su una faccia anziché un'altra. Ma per quanto lo possiate rigirare, il volume non cambierà, quindi il risultato finale non cambia. Tuttavia, la raccomandazione più generale è che se vi danno in questo ordine, uno assume che siano rispettivamente lunghezza, larghezza e altezza, ovvero A, B e C. Calcoliamo dunque il volume parallelepipedo. Questa è la nostra domanda, svolgimento, quindi è semplicemente il prodotto di questi tre numeri: A per B 5 per 3,7 per 15,1. Armati di calcolatrice o con un po' di pazienza, vedrete che il risultato è 139,675, qui magari arrotondare il risultato, magari a una cifra decimale e basta, centimetri cubici, mi raccomando, sempre all'unità di misura. È giusto a questo punto vedere invece un caso di problema un pochino più avanzato, cioè un problema in cui bisogna applicare più formule inverse, quindi bisogna seguire un po' il ragionamento e vedrete che bisogna seguire un po' un ragionamento per gradi. Allora, consideriamo questo è il problema, no? Abbiamo un parallelepipedo a base quadrata, molto importante, state attenti a questa informazione, è alto 17 metri. Sapendo che la sua area laterale misura 476 metri quadrati, calcola il volume del parallelepipedo. Ora apro una piccola parentesi. Il parallelepipedo rettangolo è completamente definito dalle sue tre dimensioni. Quindi, in generale, un problema sul parallelepipedo non è risolvibile se il problema non vi dà almeno tre numeri, ok? Che possono essere tre dimensioni oppure qualcos'altro, ma ci devono essere tre numeri, diversi, se no, cioè di tre oggetti diversi, se no non potete risolvere il vostro problema. A questo punto la domanda è sì, però. Qui invece i numeri me ne ha dati due. Tuttavia vi ha dato il problema una informazione in più. Vi ha detto che la base è quadrata. Il fatto che la base è quadrata significa che le due dimensioni di base, A e B, sono uguali. E in questo caso questo vale come un'informazione in più. La terza informazione è mancata e vedremo come possiamo sfruttare questo a nostro vantaggio. Vediamo allora un modo in cui possiamo svolgere questo problema. Ad esempio, possiamo partire dalla fine, cioè da quello che mi chiede l'esercizio. Mi chiede il volume. Allora, io mi riscrivo la formula del volume, ovvero area di base per altezza. E mi domando, ok, quali sono le informazioni in mio possesso? L'area di base non ce l'ho, l'altezza ce l'ho, quindi su quello siamo a posto. Però allora devo trovare l'area di base. Allora mi domando, in quali formule compare l'area di base? Compare la formula del volume, ma quella non va bene perché l'abbiamo già usata. La formula più importante dell'area base è quella diretta. Ora, in questo caso, e qui attenzione, ecco, questo è il momento importante, dal momento che è un quadrato, me lo dice il problema, la formula non sarà A per B, ma sarà L alla seconda. Ma di nuovo, io
Questo spigolo di base non lo conosco. Quindi io devo trovare un'altra formula dove compare lo spigolo di base. Ora, a parte quella della di base, l'unica altra formula è quella del perimetro di base, che in questo caso, essendo la figura un quadrato, sarà 4L. Conosco il perimetro di base? No. Tuttavia so che c'è una formula in cui compare il perimetro di base, ovvero la formula dell'area laterale. Attenzione, l'area laterale ce l'ho. Allora cosa faccio? Scrivo la formula dell'area laterale, perimetro di base per altezza, e la inverto. Quindi, perimetro di base uguale area laterale diviso C, ovvero 476 diviso 17, mi viene 28 centimetri. Questo è il perimetro di base. A questo punto torno qui, inverto la formula, spigolo di base uguale perimetro di base diviso 4, ovvero 28 diviso 4 uguale a 7 centimetri. Uso questa informazione, la metto nella formula dell'area di base, ovvero area base uguale spigolo al secondo, ovvero 7 al secondo uguale a 49 centimetri quadrati. Finalmente abbiamo tutti gli ingredienti per calcolare il volume, che sarà 49 per 17, ovvero 833 centimetri cubici. In classe chiaramente vedremo altri di questi esempi. Ma per oggi è tutto, arrivederci da Mr. Boscherini.